Ci ostiniamo spesso a tirare troppo le corde della racchetta, 20, 22, 25 kg, ne senti di tutti i colori. Eppure anche nel tour ci sono persone, professionisti, giocatori che tirano le corde a 9,5 kg, non ci credete? Per esempio, avete mai sentito parlare di un certo Adrien Mannarino, francese, talentuoso, mancino? Bene, lui in corda, l'uccellino me l'ha detto, a 9,5 kg e utilizza una Bubbleat, una precedente versione della Pure Aero 100, potremmo chiamarla così, risalente al 2013-2014, e la incorda con Luxilon Alu Power Iced Blue, ormai fuori produzione, non si trovano più, però sono riuscito a fare qualcosa. La cosa più vicina che ho è questa, non è sicuramente la stessa racchetta, l'avete vista già sul canale, la Pure Aero 98, quindi lui utilizza un piatto 100, probabilmente ha qualche customizzazione. E quindi oggi cerchiamo di provare a vedere un po' che sensazioni dà con un'incordatura così bassa, con una corda che non è l'Iced Blue ma è semplicemente la Alu Power 1,25, la versione normale, bilanciamento un po' più spostato rispetto alla Pure Aero 100, un piatto più piccolo, una racchetta un po' più tecnica, su cui non mi sono trovato benissimo se andate a rivedere la recensione di qualche mese fa, però vediamo che succede, riuscirò a tenerne qualcuno in campo, non lo so, 9,5 kg sono veramente pochi, ci sarà da ridere. È il suono che hai, è stranissimo. Allora, la prima cosa che sento è il suono completamente diverso. Avete presente, non so, uno strumento a corda? Quando tirate, quando la chitarra, le corde non sono tirate, sdown, sdown, fa proprio un suono basso. Difficile controllarla, chiaramente devi stare, devi girare molto veloce col braccio e non puoi permetterti movimenti troppo ampi, però soprattutto devi essere molto veloce. Sto pensando che Mannarino gioca a piatto, io se provo ad andare lineare la palla mi va a f***o, devo sempre girare e soprattutto chiudere col polso, come fa? Allora, il back bestiale, molto meglio di quando l'ho provata questa racchetta con incordatura MSV Focus X 2120 come nella recensione. Il back fila bene, sia di dritto che di rovescio. In top spin li devo ancora capire, piatto, mamma mia. Se sei giusto con i piedi, con le gambe, con tutto l'impatto, funziona, ma quello a prescindere dalla corda. La sensazione di dover giocare stretto, di non avere tutta questa grande ampiezza di movimento. Thank you.
morale della favola, signori. Questa è una tensione che è comodissima per il gomito, è molto utile per chi ha bisogno di spinta, ma Narinò dopo tutto ha scelto di utilizzare una tensione del tipo così basso proprio per i suoi problemi di gomito. Io ricordo ancora Filippo Volandri con la sua Prestige incordare a 12-14 kg. Morale della favola è: per voi una tensione tra i 10 e i 15 kg se avete problemi al gomito, se cercate più spinta. Però attenzione, occhio, avete bisogno di una grande mano, grande velocità di braccio, perché la palla scappa in un attimo, soprattutto se tiriamo lineare con un colpo piatto senza giocare di polso, senza girarla in top spin. Il back è stato fantastico, veramente fantastico, sia sul dritto che sul rovescio. Il servizio così così, però chiaramente conta anche il fatto che ci sono delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che fanno capo alla racchetta, al telaio. Allora, adesso proviamo a fare dei punti senza contare con servizio risposta, a vedere come si comporta anche su quei colpi là. Ragazzi, se volete la maglietta come questa, andate nel link qui sotto, le trovate nere, bianche, grigie, col logo diverso come questo anziché la pallina gialla, quello che volete. Sostenete il canale e iscrivetevi. Così vediamo tutte e due le... Allora, un paio di cose. Sul servizio in realtà è buona, non sto spingendo ancora al massimo, ma percepisco che c'è un beneficio, la palla va ed è abbastanza incisiva. Sulla risposta è difficile da controllare, perché è tipo un effetto fionda, ecco. Quando sei veloce col braccio, l'abbiamo già detto, funziona bene. Mi sto trovando particolarmente bene con il backspin, devo dire. E col servizio comunque è tosta. Questo, ma anche parte colpa del telaio, che non è per niente semplice. No, scusate, indietro. Parentesi, questo è il movimento vecchio per quanto riguarda i piedi. Da ieri, dopo la partita del torneo, sento di sentirmi più in fiducia. Ieri non ho fatto un doppio fallo nel set che ho vinto con questo movimento. Poi probabilmente il lavoro che abbiamo fatto a livello tecnico con Franco è servito soprattutto sul lancio di palle e sull'impatto, anche se ancora sono in un momento veramente di instabilità e di incertezza. Ci siamo divertiti, è stato bello e divertente. Voi avete mai provato delle tensioni così basse? Ditemelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando, non perdete il prossimo video, sarà la recensione della Pure Drive VS. Sì, lo so, è uscita già la Pure Drive 98, ma sapete una cosa? Con quella vi spaccate il braccio, 74 punti di irrigidità. Ma vi racconto meglio.